Ragazzi, buongiorno. Allora, c'è una cosa che qualsiasi ragazzo vorrebbe saper fare: il backflip. E io ovviamente sono tra quelli che vorrebbero impararlo. Però ci sono sempre stati due problemi che mi frenano. Allora, il primo è la paura. Invece il secondo è che semplicemente non so dove farlo. Perché se dovessi sbagliare un backflip per terra o sul cemento, beh, probabilmente andrebbe a finire male. Quindi per quanto riguarda il problema numero uno, è arrivato il momento di ignorarlo. Per quanto riguarda il secondo problema, voi dovete sapere che io mi alleno nella palestra Alcoa e il proprietario di questa palestra è un grande e mi risolverà questo problema, perché ha detto che ha un materasso che mi permette di fare il backflip senza rompermi il collo. Quindi andiamo a prendere questo materasso. Ah, ragazzi, materasso preso, come vedete mi sto cagando sotto. Ci vediamo a casa. Ragazzi, giorno 1, tentativo 1, vediamo di non morire. Ehi ragazzi, come vedete dal video, il mio problema principale del primo giorno era sicuramente la paura. Infatti non riuscivo proprio a saltare. Quindi per evitare questo problema mi sono costretto ad arrivare ad almeno 50 tentativi reali ogni mio allenamento, se no non potevo fermarmi. Madonna, sono proprio un deficiente, so. Ragazzi, il giorno 1 non è andato bene. Ci vediamo domani. Porca miseria. Ragazzi, giorno 2. Allora, ieri ho visto circa 18 video su come si fa il backflip e il migliore ve lo lascio in descrizione, così se vi serve lo potete vedere. Allora, ho visto che i miei due problemi principali sono: uno, che non salto in alto, cioè proprio non salto, provo a girare subito, quindi non va bene. E due, quando salto vado in diagonale e non verso l'alto. Quindi oggi ci concentriamo su queste due cose. Ragazzi, prima di iniziare, sì, lo so, sembro un deficiente, mi sono contratto tutto il collo ieri, cioè mi fa veramente male. Quindi uso una tecnica che usavo sempre da bambino, cioè ho un felpone intorno al collo e mi scaldo un po' col phon, così mi scaldo bene e poi inizio. Ragazzi, oggi mi fermo, cioè è andata proprio male. Ieri alla fine, in realtà, dopo che ho spento la telecamera, ero riuscito a fare qualcosa di meglio, ma oggi ho veramente una paura immensa, non riesco. In realtà poi il pomeriggio ho comunque continuato a fare qualche salto. Ragazzi, oggi ho l'angelo custode. Lui è il proprietario. Ciao a tutti, ragazzi. Lui è il proprietario della palestra, colui che mi permetterà di fare il backflip. Cercheremo di compiere questa impresa. Giorno 4, cambio materasso, ma sempre con Simone. Ragazzi, il giorno 4 il problema era sempre lo stesso: non riuscivo a saltare in alto, saltavo indietro e mi lanciavo. Quindi ho deciso di fare un po' di esercizi indirizzati proprio al salto in alto, che mi hanno aiutato molto. Quindi anche il giorno seguente, cioè il giorno 5, ho semplicemente continuato a fare questi esercizi e ho iniziato a fare un po' di backflip assistiti e devo dire che sono andati abbastanza bene, ho fatto anche qualche bel tentativo. Secondo allenamento di oggi è andato, sto morendo, sono stanchissimo, però sono contento perché oggi è stata una giornata super produttiva. Comunque domani riposo totale, perché penso non mi abbiano mai fatto così tanto male gli addominali. Beh, in effetti sono 4 giorni, no 5,
che salto come un deficiente, quindi direi che è normale. Quindi il giorno 6 e il giorno 7 mi sono semplicemente riposato e mi sono fatto fare qualche massaggio, tra virgolette, visto che mi ha ucciso dalla mia ragazza. Così almeno il giorno 8 sarei stato al meglio della condizione. No, mi sono ripassato. Ragazzi, il giorno 8 il problema si è completamente ribaltato. Cioè, riuscivo benissimo a saltare in alto, ma una volta che ero in alto non riuscivo a girare perché poi avevo paura di sbattere il collo o la testa. A questo punto, per risolvere questo problema, ho deciso di tornare all'inizio e quindi ho deciso di provare ad imparare il flick, perché tutti quanti quelli che fanno il backflip dicono che è ottimo per superare la paura di buttarsi all'indietro. Quindi la sera del giorno 8 e la mattina del giorno 9 ho iniziato a fare il flick senza risultati eccelsi, però qualcosina l'ho fatto, dai. Il pomeriggio del giorno 9, nonostante non avessi ancora imparato bene il flick, ho comunque riprovato a fare il backflip perché mi dava veramente fastidio il fatto che non riuscissi a farlo. Ho fatto qualche buon tentativo, ma soprattutto è successo questo. Uno. La schiena l'ho sentita. Lo vedi? Esatto, raga, mi fermo qui, non ci sono riuscito. La paura purtroppo mi ha bloccato e oggi sarebbe il giorno 10, ma mi fa male tutto. Ho la schiena a pezzi, la gamba distrutta e gli addominali che mi fanno male. Quindi preferisco fermarmi perché non avrebbe senso continuare. La cosa mi dà un sacco fastidio. Quindi supportate questo video, ragazzi, lasciate mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi. E io vi prometto che ci riprovo e ci riesco. Ci vediamo alla prossima, raga. Dai!